esattamente alle 8 riesco a partire da Otranto per l'ennesima tappa di questo cammino del Salento. Oggi arriverò fino a Corigliano d'Otranto, dove ci sarà un B&B ad aspettarmi. Si prospetta una tappa semplice dal punto di vista altimetrico, in quanto prettamente in pianura come le ultime tre tappe, ma lunga. Saremo sulla trentina di chilometri oggi, quindi sono partito alle 8, almeno riesco a prendermela proprio con calma, con le soste. Oggi salutiamo il mare, non lo rivedremo più dal mare pugliese, e peccato, è stato bellissimo la via del mare, ma adesso è ora di iniziare la via dei borghi. Vedremo, penso, dei paesini, purtroppo tanti uliveti, dico purtroppo perché c'è questa malattia che incombe, che sta obbligando tutti i coltivatori a tagliare praticamente gli uliveti al tronco. Vedremo come sarà. Ci vediamo. Fa veramente tanto effetto pensare che probabilmente fino a qualche anno fa, poi controllerò dalle immagini satellitari, tutto questo campo qua era tutto fatto di ulivi centenari, ulivi vecchi, e adesso sono tutti nuovi. Quindi hanno tolto i vecchi ulivi e hanno messo degli ulivi nuovi, e adesso dovranno attendere un po' di anni prima che facciano nuovamente frutto. Bagnolo del Salento, proprio qui sta iniziando a scendere qualche goccia d'acqua che mi aspettavo di oggi come tappa. Per ora è ancora qualche goccia leggera, spero vivamente di riuscire ad arrivare almeno fino al centro di Bagnolo, dove posso trovare un po' di riparo
e con la speranza che poi smetta, attenderò un attimo prima di proseguire per Corigliano d'Otranto. Si è alzato anche il vento e questo è sintomo di una pioggia che sta arrivando, ma anche sintomo che la pioggia potrebbe passare in tempi ragionevoli senza attendere troppo qui a Bagnolo. Thank you.